Bentornati guerrieri di Tuberanza in un nuovo episodio su Dokkan Battle, dove continueremo a spacchettare. Ovviamente, prima di iniziare, ringrazio tutti coloro che hanno appena cliccato il pollicione all'insù. E purtroppo l'ultimo summon non è andato affatto bene. Mettiamo che ero stanco, mettiamo che era la sera tardi, insomma ci sono stati dei seri problemi. Adesso sono bello sveglio, bello pulito e profumato, quindi sono pronto per la mia super super rara. Ma prima inizio con questi single summon del Global Dokkan Festival, ok? Iniziamo, regà. Mi hanno consigliato in molti di utilizzare i singoli summon, quindi vai, così come viene, raga. Tanto non è che mi aspetto di trovare chissà cosa, quindi per me sarà tutto un punto interrogativo. Vediamo un po'. Non è Oh! Minchia, ragazzi! Super Janemba! Si parte alla grande, raga. Scusate se faccio lo screen, questo lo devo mandare a un po' di amici per farli rosicare. E tra l'altro, in tantissimi, sia su Instagram che su Facebook, mi avete inviato le foto dei vostri Gogeta. Allora, se il vostro intento era quello di farmi rosicare, bene, ci siete riusciti, perché qualcuno, e dico qualcuno, ha trovato persino Gold Freezer. E lì ho rosicato veramente, ma veramente tanto. Però, raga, purtroppo, attenzione, Mr. Satan sulla destra. Questo significa che abbiamo il 25% di possibilità in più di trovare qualcosa. Dai, Goku, kamehameha, dai. No, Super Saiyan solo uno, bella merda. Vediamo un po' che cosa esce fuori. La cacca. Super Buu piccolo, va bene, Majin Buu quando assorbe Junior. Vabbè, regà, abbiamo altri... No, non mi frega niente se ho gli slot pieni. Tanto poi molti personaggi li brucio e li butto via. Vediamo un po', arriva qualcuno? Niente, non è arrivato nessuno. Boom! A secco. Onda energetica, senza trasformarci. Niente proprio, troveremo che... la merda, immagino. E infatti, eccolo qui. Piccolo, va bene, una R. Sto singolo summon proprio, regà, orribile. Anzi, come dicevo un tempo, orribilo. Ne abbiamo altri due, Ne abbiamo altri due, poi faremo altri singoli summon sui pacchetti di Gogeta e di Omega Sharon. Una navicella sola è passata, va bene, ne dovevano passare un po' di più, ma non importa. Bam! Vai Goku, Super Saiyan, Super Saiyan 2. E niente, si è fermata al 2. Non vedo il Super Saiyan di terzo livello da tipo 15 anni. Oh mio Dio, chi è? Baby! Ma non è malvagio secondo me, solo che è un super raro, regà. Noi sti super rari, obiettivamente, ce li sbattiamo tra le scatole. È anche vero che se volete fare una collezione dei personaggi, male non è. Vediamo un po'. Una navicella sola, un'altra volta. Guarda, in realtà avevo rilasciato subito, però vabbè, è andato un po' in ritardo. Uno, due, e dai, il terzo livello, e trasformati, pezzo di sterco. Chi abbiamo trovato? Voi ditemi se questo è un personaggio che merita di stare dentro un gioco di Dragon Ball. Vabbè. Ok, usciamo, andiamo indietro. Raga, adesso iniziamo i singoli summon su questa qui e questa qui. Io non so proprio su chi provarmelo. Molti mi hanno straconsigliato Omega Sharon, quindi io vi do ancora una volta retta e continuo su Omega Sharon. 5, 10, 15, 20. Conosco la tabellina del 5, quindi siamo a due navicelle dietro. Un po' una mezza cacata, però. Vai. Mamma mia, raga, sto summon sarà ridicolo, non si è manco trasformato. Va bene. Radish. Perché quella coda così proprio... paunazza, vabbè. Oh, raga, io vi giuro, io proprio... sono un pochettino triste, devo essere sincero. Perché ho speso ieri sera 150 Dragon Stone, le avete viste...
e non abbiamo trovato niente nonostante questo. Scritto arcobaleno anche, me la sto sognando. Questo non si trasforma ancora una volta. E ancora una volta non troveremo nulla, immagino, vero? E infatti, eccolo qua, C17. Vabbè, oh. Ragazzi, purtroppo la fortuna in questi momenti non ci sta assistendo. Ma non è tutto, anzi, pensavate che io fossi sprovvisto. No, ragazzi, a questo giro ho lei, la mia dea, la metto qui. Mia cara, lei non ha il dito, quindi devo farlo io. Guarda, due me li faccio su Gogeta. Due su Gogeta, regà. Perché ne posso fare altri due, quindi vai, single summon. Ok, vai. La prendo in mano. Mia cara Dea Gatto, io conto su di te. Vediamo un po'. 2, 3, 4. 4 navicelle. Non è male. Tu riesci a lanciare? No, non riesci. La lancio io allora. Non c'è neanche la scritta arcobaleno, zia. E questo è proprio... E non si è manco trasformato Goku. Roba da matti. Roba da matti. Niente, regà. Un'altra volta Riff. Ho trovato tutte le forme possibili di Chozzy. Maledetto lui e l'allenamento. Ragazzi, io tento il tutto per tutto con il mio Pharaons. È lui che mi ha dato fortuna su Pokémon e su qualsiasi altro gioco. Ho racimolato 20 stone, non chiedetemi come abbia fatto, ma me l'hanno date. Uno, due. Due cose, no. Niente scritto arcobaleno. Non è proprio la mia giornata, ragazzi. Mi hanno dato Veget Super Saiyan Blue e poi basta, finito. Non mi hanno più dato nulla. Vabbè, mamma, guardate tu che cazzo, guarda che cazzo di personaggio mi danno. Un raro, che vergogna. E sapere che molti dei miei amici hanno sculato di brutto come Goku Super Saiyan 4, Gogeta, Gold Freezer. Cioè, regà, veramente, ho un amico che ha trovato di tutto. E infatti, Robby, ti mando una calorosissima diarrea, spero che ti prenda, perché ti giuro sei uno sculato maledetto. Chiusa questa parentesi, ragazzi, penso che abbiamo il tempo di farci qualche missioncina. Io purtroppo, raga, ve lo dico, cioè... è strano perché nonostante abbia speso tutte quelle stone, non mi è capitato nulla di buono se non Vegito. Bah, vabbè. Voglio giocarmi l'evento di Omega Sharon. Posso farlo anche a Zeta Hard volendo, regà. Possiamo provarci. Non è che richieda un grandissimo livello. Magari prendiamoci un bel supportone e vai così. Iniziamo. Bene bene. Ho visto subito il primo drago malvagio. Intanto faccio uno e mi potenzio un po'. Poi potrei anche saltare il tutto, ma non voglio. Vado qui e poi mi prendo l'oggetto super raro, assolutamente, regà, perché penso che siano molto ma molto utili. Andiamo su 5. Bene, così mi prendo un oggetto raro. Vado con 3 per potenziarmi ulteriormente, power up. 1, prendo l'oggetto, poi utilizziamo un altro 1 per potenziarci un'altra volta. Questa volta è toccato a Veget. 2, penso che possa bastare. Sì. Boss Battle! Ragazzi miei, contro il drago malvagio del sole, di cui non ricordo benissimo il suo nome, però ci proveremo. E magari mi spacca pure di mazzate questo. Ok. Vabbè, attacchiamo con i rossi, dai. Tanto carichiamo comunque la special. Qui andiamo con i blu. I viola no. Allora andiamo, vai, blu. Bang, diretto. Poi qui dovremo prendere i viola. Ma i viola con Goku, ragazzi, obiettivamente non caricheremo mai la special. Quindi preferisco prendere due blu con un ki. Vediamo che cosa succede. E soprattutto quanto gli tolgo. Kamehameha, vai. Madonna, raga, non gli ho tolto niente. Big Bang, attack. Spaboom. 41.000 è già qualcosa. Solo questo con cazzotto mi ha tolto l'infinito. Vai, Goku, fatti valere. Speriamo che adesso ci sia Veget. Perfetto, perfetto, c'è Veget. Veget, io ti farei utilizzare i rossi. Sì, vai con i rossi. Caricati la special. Tra l'altro ha caricato anche un po' i compagni, quindi va bene. Il problema è che adesso un blu mi basta, va bene, però a Goku forse non basteranno due palline. E invece sì, possiamo fare il super attacco.
Vai. Final Kamehameha. Oh, 34.000. No, 342.223. Pazzi. Aspetta. Questo è fratello. Che poi tra l'altro questo qui del sole divenne buono, mentre quello del gelo rimase appunto cattivo. Arriva anche lui? Spero di no. O magari... Oddio, no. Vabbè, Veget... il mio Veget Super Saiyan Blue è rimasto. 15.000. Ok, allora lasciamo così. Entrambi hanno i super attacchi. Quindi potrei anche evitare. Fare magari così. Sì. Goku, provaci un po' tu. Riesci a caricarti? Bravissimo. Ok. Sì, tolgo queste palline rosse. Così che calano le verdi. E Veget, dovrebbe essere Veget o Vegito, va a segno. Mi ha tolto un po', ma adesso iniziamo ad attaccare. Kamehameha, vabbè, noi gli togliamo poco, perché Goku non ha un grosso attacco, quindi ci sta. Mi attacca un'altra volta sto maledetto. E adesso, raga, è la fine. Vegito Sword, boom! Additional attack, perché lui è troppo troppo forte ed ignorante. Attaccherà probabilmente di nuovo? No. Big Bang Attack. Questo non gli ha tolto praticamente un corno. Porca vacca, raga. Probabilmente adesso la situazione si fa tragica. Vado qua, togliamo le palline lì. Perfetto. Poi adesso posso andare qua con il giallo. Carichiamo un'altra special. Guardate qui Goku all'imbarazzo della scelta. Boom, carico anche Goku. Raga, se dovesse uccidermi io utilizzerò la stone per portare a termine questa missione. Perché voglio troppo completarla. Ed ecco qua il KO. Vabbè, non importa. Sì, continuo. Continuo così Ma come? Perché non hanno attaccato? Ma dai, che cagata. Tu attacchi ovviamente con i blu. E tu attacca con i verdi. Ma tanto il super attacco ce l'abbiamo. Raga, sta cosa un pochettino non mi piace. Perché se ho pagato... io voglio riniziare da dove avevo terminato. Ma il Kamehameha... tra l'altro penso che non riuscirò neanche a batterlo. Questo mi riattacca. Guardate quanto mi toglie. Dai Vegito, ti prego. Vegito Sword, pensaci tu. Additional attack, dai che ce la facciamo. Mamma mia, raga. Meno male, meno male. Questo personaggio è davvero pazzesco. Ottimo, ottimo, si sale di livello a dirotto proprio. Oh, meno male raga. Ok, completiamo questo evento. Purtroppo possiamo fare solo questa missione di Omega Sharon, eh. Magari la continuiamo nel prossimo video in cui prima si continua e alla fine faremo il summon. Adesso ci tenevo troppo, ero troppo euforico di trovare qualcosa e l'unica è stata Janemba. Raga, purtroppo questo è. E tra l'altro qui dentro fa un caldo della madosca. Ma veramente? Rank up. You are now rank 27. Vabbè, regà, non si capisce che ci sto giocando di brutto, eh? No, spero di no. Dunque, amici miei, abbiamo fatto dei summon. Un paio di personaggi utili li abbiamo trovati. Non tantissimo, ma ci sta. Detto questo, io vi do l'appuntamento con il prossimo video, sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao!